Presentato presso la Casa Circondariale Ugo Caridi di Catanzaro il libro Io d'amore non muoio del giornalista e scrittore Arcangelo Badolati. Gaslini in festa nella giornata del 1° maggio nel quartiere Marinaro di Catanzaro. Al Teatro Comunale di Soverato in scena la commedia brillante Un figlio e tutti. Lo sport. Amici telespettatori, benvenuti a S1 Notizie. È stato presentato presso la Casa Circondariale Ugo Caridi di Catanzaro il libro Io d'amore non muoio del giornalista e scrittore Arcangelo Badolati. Nell'ambito del convegno sul femminicidio organizzato dalla direttrice Angela Paravati su proposta dell'Osservatorio Falcone Borsellino Scopelliti presieduto da Carlo Mellea. Vediamo il servizio. Come nasce questo libro e che valore sta assumendo anche nei diversi incontri in Calabria, nelle carceri o nelle scuole? Ma è un libro che racconta l'amore che bisogna avere nei confronti delle donne, l'amore svelato dai più grandi pittori, dai più grandi poeti, dai più grandi scrittori della storia della letteratura. È un antidoto contro la violenza, condanna la violenza e esalta l'amore letterariamente, quindi e questa l'operazione. Oggi sono emozionato, veramente oltremodo, onorato di essere stato veramente con detenuti di alta sicurezza in questo carcere. Mi sono trovato benissimo, mi hanno fatto delle domande bellissime, quindi sono molto contento. Ecco, cosa le ha lasciato? Accennava anche a degli spunti importanti, anche ad un invito a lavorare insieme ai detenuti. Sì, un invito che accolgo volentieri, sono entusiasta e curioso di stare con loro. Ho visto percorsi, tra l'altro anche di persone che hanno, come dire, condanne al carcere a vita, ma cambiamenti, sensibilità, intuizioni. Hanno detto delle cose che mi hanno fatto riflettere davvero e mi hanno imposto anche di ripensare ad alcune cose. Tra le domande anche quella di come si fa ad insegnare l'amore agli uomini. Sì, è stato interessante ed è una domanda che mi ha consentito poi di volare attraverso i temi della letteratura, della poesia, raffinando l'anima, aumentando la sensibilità. Ciascuno può naturalmente rifuggire dalla violenza, quindi è un meccanismo automatico. Un incontro che ha visto i detenuti confrontarsi anche e studiare anche grazie alla collaborazione di De Cumis e anche di alcune docenti. Qual è stato ancora il valore e l'obiettivo? Diciamo che noi abbiamo all'interno un laboratorio di scrittura-lettura e stanno funzionando molto bene questi studi su alcuni testi, quindi che sia un romanzo, che sia un qualsiasi libro che tratti argomenti sociali o di letteratura, e poi l'incontro con l'autore, e stimola moltissimo e con questo confronto aiuta anche a cambiare e a porsi delle domande, delle grosse domande, soprattutto sul tema di oggi, sul femminicidio, che da uomini, poi soprattutto da detenuti, da persone che hanno violato la legge, quindi facevano un po' una vita ai limiti della legalità, sicuramente la sensibilizzazione su argomenti così particolari come l'amore, la bellezza, la poesia è stato secondo me fondamentale, ed è un problema così forte all'esterno che bisogna cominciare a parlarne anche all'interno delle carceri, sia per sensibilizzare le persone ma soprattutto per far sentire i detenuti come dire partecipi di quello che accade nella società esterna. Il quartiere Arenile di Soverato, in collaborazione con l'Associazione Culturale Hercules, ha portato in scena al Teatro Comunale di Soverato la commedia brillante Un figlio e tutti di Piero Procopio e Rossella Petrillo. Parte del ricavato della serata è stato destinato alla Caritas parrocchiale di Soverato. Ciao. Ma è possibile che sono solo queste reti? E da
Presentato al Teatro Comunale di Soverato, Figli e Tutti, scritto da Piero Procopio e da Rossella Petrillo. Un'opera che racconta realmente la storia che si trova in tutte le case in questi periodi. Abbiamo cercato insieme a quattro mani, che non è mai un lavoro semplice, di raccontare uno spaccato. Siamo comunque con queste leggi sulle coppie di fatto, abbiamo trovato un cardine attuale, però l'idea era quello di raccontarlo con leggerezza, raccontare una cosa forte in maniera leggera. Speriamo di esserci riusciti, perché questi temi sono sempre un pochino spinosi, però la nostra idea era questa, speriamo di esserci riusciti. E l'avete oltretutto raccontato proprio fra le risate. Sì, sì, infatti abbiamo cercato di mettere anche la parte comica in un contesto del genere un pochino complicato. Siamo contenti e ogni volta la gente se va via soddisfatta e noi siamo felici di questo. Ecco, avete raccontato oltretutto, cioè, parlare degli omosessuali e dei figli che vengono cresciuti in famiglie diverse. Qua potremmo aprire veramente uno scenario dove 10.000 persone avrebbero 10.000 concetti diversi. Io esprimo veramente con grande umiltà, forse la frase che racchiude la parte, diciamo, sulla chiusa, che l'amore è universale. Quindi è importante che i bambini crescano in un contesto d'amore. Certo, se ci fosse una normalità sarebbe il massimo, ma a volte spesso non è così e bisogna cercare di trovare un equilibrio. Lei, che è stata l'interprete, ha fatto vedere proprio quello che succede nelle coppie oggi, che veramente ci sono tante incomprensioni che poi alla fine si risolvono in un niente. Infatti viene visto, diciamo, io l'ho visto da parte della donna e lui si difende come uomo, e questi sono problemi che appunto succedono in tutte le famiglie, però alla fine poi il bene ne esce fuori. Ecco, adesso parliamo un po' di Piero Procopio. Piero, ultimamente hai partecipato ad un programma sulla 7, eccezionale veramente, dove io l'ho vista, è veramente stato un grosso successo. È andata bene, ci saranno altre puntate, perché comunque ancora la selezione è in essere. Spero di far bene ancora in avanti. È una bella vetrina, spero di giocarmela bene e di avere delle soddisfazioni e darne anche a tutti quelli che mi conoscono, che so che tifano per me. E
poi non è facile farlo, cioè l'interpretazione in dialetto proprio catanzarese veramente ha suscitato tanto clamore. È chiaro che loro, essendo quando vai sul nazionale, ti chiedono di italianizzare quasi al 100%. Ho cercato di metterci qualche piccolo termine che potesse dare l'idea della calabresità. E quantomeno la prima selezione è andata bene, speriamo ad maiora sempre meglio. Questo è stato il primo scritto fra voi due? Sì, per me è la prima volta, mi sono voluta anch'io cimentare perché la fantasia è tanta, speriamo bene che sia l'inizio di un bel percorso anche come autrice. Quindi allora pensate di poter fare ancora altre rappresentazioni insieme a Piero? Certamente, sarebbe un onore per me continuare a lavorare con Piero Procopio. Senza veli e senza pregiudizi. Gaslini in festa. È così che la giornata del 1° maggio è stata trascorsa al Parco Gaslini nel quartiere Marinaro. Una festa che ha dato allegria e valore ad un'area recentemente trasformata in parco, dove sport e tempo libero sono senza alcun dubbio la migliore espressione del luogo. Il MOPS e la Tana Public House, con il patrocinio del Comune, hanno collaborato al fine di rendere particolare questa giornata, che ha accomunato sport, musica, arte e food, tutto programmato in modo da poter soddisfare adulti e piccini per passare in tutto relax la festività. La mattinata è stata contraddistinta dallo sport, presenti i Black Tide American Football, che si sono esibiti con alcune prove di allenamento e l'illustrazione di segmenti basilari del football americano, coinvolgendo anche i più piccoli con delle fasi meno dure adeguate alla giovane età. Una giornata particolare al parco, con un evento ideato interamente dagli sponsor, ha detto il sindaco Abramo presente alla manifestazione. Il comune ha soltanto messo a disposizione l'area, un'attuazione sicuramente da lodare anche per la perfetta riuscita. L'atmosfera al parco è stata vissuta con interesse e particolare allegria sia da parte dei bambini interessati ai giochi nelle varie aree e sia dei giovani che hanno espresso la loro esuberanza seguendo con il ballo le varie performance musicali. E siamo alla pagina sportiva, ultima giornata di campionato per il Catanzaro Calcio che dovrà per forza vincere a Fondi per evitare lo scontro play-out. Vediamo il servizio. Cominciamo dalle tue condizioni, come stai? Risolto tutti i problemi? No? Sì. La scorsa settimana sono rientrato giovedì, dal giovedì tutto bene. Ok, allora adesso... Come hai avuto? È una contusione al piede, ho preso martedì di... ormai 2 settimane. Dicevo, adesso quest'ultima settimana ancora c'è da sperare, insomma, in una serie di risultati positivi. Ci credete, immagino, ancora, insomma... A certo. Fondi bisognerà dare tutto per tutto per cercare quantomeno di uscire con la coscienza pulita da questa campionata. Sì, giusto, tutte parole giuste, anche perché dobbiamo pensare non solo a noi, però l'importante intanto è andare a Fondi e cercare
di fare tre punti, di raggiungere la vittoria, poi si vedrà. Si arriva, insomma, voglio dire, è chiaro che come posso dire, psicologicamente non siete nel momento, cioè in una situazione ideale, no? Insomma, voglio dire, forse in fin dei conti magari siete già proiettati verso i possibili play-out. No, finché non siamo matematicamente certi di fare i play-out, comunque ci crediamo. Psicologicamente siamo una squadra pronta ad arrivare fino in fondo, fino all'ultimo anche minuto della partita di fondi e sperare di salvarci diretti. Bisogna anche che, insomma, i risultati, soprattutto quelli dell'ultimo periodo, hanno dato qualche sospetto, diciamo così, insomma, c'è stato qualche risultato balordo, bisognerebbe, insomma, che quantomeno questi risultati, anche se ormai basta sempre solo una partita, insomma, siano anche dalla vostra, no? Poi alla fine del campionato ci sono squadre che raggiungono i propri obiettivi, ma anche un paio di giornate prima può succedere che scendano in campo con una mentalità un po' meno, come dire, aggressiva, ecco. Quindi ci sono squadre come noi che dovevamo salvarci, e alcune squadre hanno finito per niente il campionato, però questo non c'entra nulla, anche perché le ultime partite anche delle squadre che dobbiamo, diciamo, controllare per raggiungere la salvezza diretta sono comunque partite importanti e decisive anche per loro. Come spiego questa disparità di rendimento del Catanzaro, che in casa almeno con Erba ha sempre fatto anche molto bene in questi due mesi e mezzo, però fuori casa non è riuscito a trovare la scossa, la capacità di trovare continuità? Ma guarda, non è semplice spiegarlo, però credo che almeno l'ultima partita che l'ho vista da fuori, sfortunatamente, noi eravamo passati in vantaggio e un episodio al primo tempo nel momento del pareggio loro ha portato noi a andare in difficoltà poi nel corso della partita, almeno per l'ultima partita. Per il resto non ci sono, penso, spiegazioni molto come dire, semplici da trovare, ecco. Beh, forse una spiegazione potrebbe essere data quella della relativa mancanza di personalità, insomma, è evidente che una squadra che perde tutti gli scontri diretti, che fuori casa fa così male, insomma, evidentemente è un problema di personalità, soprattutto nelle partite fuori casa. Ma guardi, io non glielo so dire, anche perché se facciamo anche discorso di personalità possiamo anche andare a vedere partite contro squadre come Foggia, Lecce, Juve Stabia, a Castellammare, da loro 2-1 fino all'ultimo. Abbiamo vinto la partita all'ultimo secondo, un episodio anche lì. Non credo sia... può anche essere un piccolo fattore personale, ma non è solo quello. È facile anche parlare di episodi, ma ci sono stati purtroppo. E se percorriamo indietro le partite anche di Melfi, sono episodi, perché le partite poi, i risultati erano quasi scritti. Senti, è evidente che, insomma, noi parliamo naturalmente di questa partita col Fondi, speriamo tutti naturalmente che le cose vadano come possano andare, insomma, che il Catanzaro riesca a salvarsi in domenica prossima, però insomma è ancora più evidente che, insomma, sembra che bisognerà passare attraverso questi play-out. Allora ti chiedo, ti aspetti magari anche, non so, un apporto ulteriore da parte del pubblico, non so, questo pubblico che in qualche modo, soprattutto nelle partite in casa, ti ha abbandonato, insomma, magari nell'ultima partita, in quella che potrebbe essere l'ultima partita, quella di play-out, insomma, vi venga incontro in qualche modo? Almeno speriamo che comunque dovessero essere i play-out le ultime due partite della stagione, speriamo che anche un loro apporto è fondamentale. Perché in casa, come diceva lei, un po' ci hanno abbandonato, però comunque abbiamo sempre difeso le nostre mura. Da gennaio abbiamo perso solo col Foggia qui e con Lecce, facendo ottime partite. Quindi credo che il loro apporto sia fondamentale. Mi aspetto, in caso dovessimo fare i play-out nelle ultime due partite, un loro apporto più che decisivo per aiutarci. Ed è tutto per questa edizione, grazie come sempre per averci preferito. Arrivederci ai prossimi appuntamenti.